Oh! Oddio! Oh! Ma sei cattivo proprio? Oh no no! Oh, sto entrando! Oh cazzo, questo mi stacca la testa, no no no! Meno male che ho visto i condotti dall'aria in tempo. Gne gne gne. Aspetta, aspetta, prendimi ragazzo. Oh, mio mio! Ah. Oh, c'è una videocamera. Ciao! Ciao! Mandate il soccorso, sono nei guai! Aiuto! 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 Comunque, qui c'è una porta socchiusa, quindi penso di doverci entrare. Penso che ci saranno... No, ho già imparato all'inizio che le porte socchiuse sanno un jumpscare, quindi adesso sono preparatissimo. No? Niente jumpscare. Ah! Ciao! Ciao, amico! Come va? Non erano esperimenti, erano rituali. Aha! Ascolta, Frank, facciamo così. Io ti apro la porta e tu non mi fai male, ok? Ehi, ci ho provato, eh? Se mai dovessi evadere da qui, ricordati delle mie buone intenzioni e non farmi del male. No, non sono intenzionato a cose tipo morte veloce e neanche lenta. Non sono proprio intenzionato, non sono proprio interessato alla morte. Quindi, amici, ok? Amici, io non tocco te e tu non tocchi me. Facciamo così. Che dici? Qui ci sono delle armadietti, quindi mi dovrò nascondere, presto. Sedia a rotelle. Computer acceso. Qui non c'è niente? Ah no, è una stanza inutile. Io che pensavo che fosse qualcosa di utile. Invece no. Stanza inutile. Ok. Ah, devo saltare di qua, è vero. Qua non posso... Non posso toccare. Oh! Oddio. Oh! 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 Mi ha visto? Mi ha visto? Allora, buongiorno signore, ignorerò lo sportello sporco di sangue. Allora, sono qui per una prestazione IMSS. Mi fai paura con quel manganello, lo sai? Un manganello, vero? Non vuoi farmi male. Cioè, ho capito che voi dell'IMSS picchiereste chiunque si presenti lì. Cioè, ho capito che è un lavoro stressante, ma io sono amichevole. Vado. Perché non sto parlando, neanche lui sta parlando. Lui sicuramente non sta parlando, guarda che sguardo. Almeno chiudigli gli occhi, vi garantisco che non sta parlando. Vado per la mia strada, non mi scomparire da dietro più tardi, per favore. Forse devo andare di qua. Il cazzo, è chiuso. Ok, vado per la mia strada. Non mi sta seguendo, no, meno male. Ed entriamo qua dentro. Ehi. No, no, non sono dalla Murkoff. Che devo fare? Mi stai cercando tu? E poi perché sei nudo? Vuoi dei pantaloni? Stai cercando dei pantaloni, vero? Credo proprio di sì. Oddio! No, 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 è cattivo. Oddio mio. Ok, la sta sfondando. Oh cacchio. Lei non mi sta seguendo. Le dispiace se mi nascondo. No. Ops. C'è qualcosa? Si offende se mi nascondo qui? Dai, non fare la spia, Frank. Non fare la spia. Non dire che mi sono nascosto qui. Apriamo un po' la porta. No. Ok. Tu continua. Ecco, vai per la tua strada. E tu. Mi sei piaciuto, eh. Mi è piaciuto il fatto che tu non abbia fatto la spia. Sei un vero amico. Mi ricorderò di te. Non è vero. Ma glielo dite però. Allora, ho visto questo bottone brillare, quindi immagino di doverlo premere. Segui il Ah, ok, ho sbloccato la porta che c'era dall'altra parte. Ok. Il tipo nudo? Vabbè, semi nudo. Ah, c'è la brutta canzone, vuol dire che mi sta a cer... Ok, perfetto. Si diverta là dentro, eh? Oh, non mi ha visto. Ah no, era il psicopatico, non era il mezzo nudo. Era quello che ha picchiato a manganellate. Quello non ce l'ha con me. È l'altro che ce l'ha con me. È l'altro che mi preoccupo. No, nessuno? Nessuno che mi sta seguendo? Buono. Buono, mi piace. Entrare qui? Ma forse lì là dentro c'era qualcosa, sapete? Forse c'era qualcosa di collezionabile. Vero? È aperta comoda... No, è aperta... È già uscito, è già andato via. Bello. C'è niente? Io qui avrei nascosto un documento, un file, qualcosa di nascosto. Invece no, niente. Ok.
Ok. Ascoltami, Frank. Io capisco che ce l'hai con qualcuno, ma io non sono il rappresentante di quel qualcuno, non sono né un ambasciatore. Entrerò tranquillamente nella stanza a sinistra, che spero che si chiuda ermeticamente dietro di me. Arrivederla. Oddio mio, che paura. Ok, quello non si apre. Salvataggio. Bello. Questa si apre? No, non si apre. Sai questa? Oh, gli abbiamo dato una posta. Oh sì, siamo stati fin troppo generosi. Forse. Oddio, c'hanno dei macete questi due. Siamo stati però... Oddio. Adesso? Adesso. Sì. Ah, ma siete nudi. Ok, si vede pure il vostro pipino. Allora, questo non è un gioco censurato. Ma mi sa che ci avete... Cioè, vabbè, io mi farei vedere da un dottore, eh. È chiuso. Io mi farei vedere dal dottore con quei genitali. Non so voi. Qui devo saltare. Ah, devo saltare ad aggrapparmi. Ok, ho capito. No, perché ho visto questa freccia, ma invece non ci devo andare di qua. Qui sono morto una guardia. Devo solo arrampicarmi di qua. Ok, così mi reggo. Devo... Ok, verso destra. Però ci sono quei due col macete. Non posso entrare lì. Non penso proprio di poter entrare lì. Spero proprio di non cadere. Non posso neanche guardare giù. Ah, sono andati via. Perfetto. Perfetto. Allora me l'hanno data davvero una possibilità. Sono dei bravi ragazzi, dopo tutto. Sali. Oh no, c'è la canzone brutta. No, no, no. Fermo. Entriamo qua dentro. Qui è chiuso. Che devo fare? Che devo fare? Fila. Mi piace? Mi piace? Vabbè, qui è chiusa con le sbarre. Quindi suppongo che solo il psicopatico gigante potrebbe sfondarla. Sono a posto. Qui c'è un file! Un file! File, file, file! Allora, la manutenzione della valvola di scolo è fondamentale per la sicurezza del progetto Warrider. Fare riferimento al manuale di manutenzione della Murkoff Corporation o chiedere consiglio a un supervisore con il livello di autorizzazione necessario. Ma che cacchio è sta roba? Cioè, ho qualcosa di più chiaro? No? Grazie. Allora... Devo seguire il sangue oppure devo andare di qua? No. Andiamo di qua. Vediamo che cosa c'è di qua prima. Oddio! Oh! Ok. Abbiamo capito chi è che ha staccato le teste a quelle guardie. Oddio mio. Questo è proprio un circo, questo posto. Mi sa che non dovevo andare di qua. Mi sa che dovevo semplicemente seguire le tracce di sangue, come dicevo. Oh, c'è un tostrillo. No, ho fatto bene a venire di qua. Chiave elettronica per cedere alle docce. Perfetto, perché mai dovrei andare alle docce? Cioè, ti rendi conto che ci sono due persone nude con i macete che mi stanno seguendo e tu vuoi andare verso le docce? Oh! Mannaggia te. Vuoi andare nudo, cioè, vuoi andare sotto le docce con due persone nude che ti stanno inseguendo? Palesemente omosessuali e pervertite? Sicurezza totale, non riesco a far fuori Chris Walker, il pezzo di merda grande e grosso che ama andare in giro a staccare la testa alla gente. L'ho sentito mormorare di protocolli di sicurezza, contenimento. E se non fosse lui il problema, se stesse cercando di risolverlo? Secondo me non sta cercando di fare proprio niente se non divertirsi staccando le teste alle persone che becca davanti. Perché se fosse un protocollo di sicurezza, di sicuro non ucciderebbe in questo modo le persone innocenti. Cioè le guardie, se fosse un protocollo di sicurezza, ucciderebbe di sicuro gli altri malati. Ah, non so voi ragazzi, ma io ho paura a rientrare sotto le... Chi sta gridando? Oh, ma si è suicidato. Vabbè, un pericolo in meno direi. Ho paura di andare sotto le docce con quei due lì che mi stanno cercando, sapete? Vabbè. Oddio! Oh, via, 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 via. Oh, ok, sono in trappola. Ok, no, 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 devo saltare dalla finestra, per questo c'è la tenda che si muove in questo modo. No, 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 ragazzi, ragazzi, discutiamo. Ok, santi nomi, è svanito. Senza lasciare tracce. Ah beh, ma loro siete proprio rincoglioniti. Ravviso del sarcasmo. Ah, ok, era sarcasmo. Ci reputa due stronzi? Sì. Assolutamente sì. Ah, sono spariti, ok. Sì, vi reputo due stronzi, è come se vi reputo due stronzi. Volete uccidermi senza motivo? Non ho fatto niente. Quando il vostro amico il padre vi ha detto di non farmi niente, voi mi uccidete intenzionalmente. Volete uccidermi intenzionalmente, ma siete dei bastardi siete. Ok, chiudi la porta. Restate là dentro, sotto le docce. Sono contento. Ok, adesso devo seguire il sangue, tipo, no? Devo andare qui, ed evidentemente manca l'elettricità, la corrente, quindi devo fare qualcos'altro. Poi la porta è semiaperta, qui c'è qualcosa che devo fare?
Oh, c'è un bottone da premere. Ok. Ora? Che è successo? Oh! Oddio! Oh! Ma siete Dio proprio? Oh no no! Oh, sto entrando! Oh cazzo, questo mi stacca la testa, no no no! Meno male che ho visto i condotti dell'aria in tempo. Gne gne gne. Aspetta, aspetta, prendimi ragazzo, prendi. Oh mio mio! Si è arrabbiato, piccolo! Si è arrabbiato, Nasetto, si è arrabbiato, Voldemordino, si è arrabbiato! Piccolo! Dai, ti do un'altra possibilità. Prendimi, forza, sono commestibile. Hop, hop, hop. Dove è andato? È andato di là ma non lo vedo. È scomparso. Vabbè, vado per i fatti miei. Mamma mia, sono spaventato quando ho iniziato a rincorrere. Devo saltare giù? Sicuro? Sicuro che non ci sia pericolo a saltare giù? Ah, sì, c'è pericolo, c'è pericolo. Come se c'è pericolo? Mi sta seguendo? Chiudi, 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 chiudi. Oddio, oddio mio. La sa aprire, la sa aprire. Oh! Ma meno male che esplode. Oh, stai tranquillo. Stai tranquillo, a meno che tu non sia rimasto paraplegico dopo una caduta di due... Oh, sui corpi è caduto, che culo. Pensavo rimanesse paraplegico dopo una caduta così. E sarebbe stato un guaio. Lì sarebbe stato proprio un guaio. Lì i due ragazzuoli sarebbero, si sarebbero presi cura di te in una maniera che non avresti voluto. Vedi a me. Trovo un altro modo per accedere alle docce. Si è spenta la luce. Un altro modo per accedere alle docce. Ma perché? Perché ci tieni così tanto ad accedere a quel cazzo di docce? Scusami, Frank. Cioè, voglio dire. Oh! Oh! Ma stai dicendo Little Pig? Oppure me lo sto sognando? Farò cessare il dolore. No, 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 non sono interessato. Mi piace soffrire. No, no, no. Mi piace soffrire. Perché vuol dire che non mi devi staccare la testa. Non devi far cessare nessun dolore. Tranquillo. Fallo cessare a te. Staccati la testa a te stesso. Sarei contento. Ma io non ho bisogno che tu mi faccia cessare il dolore. Non ti devi assolutamente preoccupare di me. So prendermi cura di me stesso. Tu continua a cercare il piano di sotto. Mi raccomando. Mi raccomando. Io vado per i fatti miei. Oddio. Lo sento ma non lo vedo. Lo so che è qui di catena. Oh, eccolo qui. Vedi che dice Little Pig. Allora dice porcellino. Non l'ho sognato. Ok, continuo, continuo. Ok, la mia... Oh, è chiuso. No, ci mi sembra una via di fuga. Ma se corro mi sente? Non credo, tanto ormai non mi raggiungerà più. Questo passo non mi raggiungerà più. Oddio! Oh, sta arrivando, sta arrivando. Corri, corri, più veloce, più veloce, più veloce. Sei troppo ciccione per raggiungermi. Panzone. Panzone non mi raggiungerà mai. Vieni di qui. Dite che è furbo abbastanza da venire di qua? Non credo. Non credo. No, la canzoncina si è fermata, quindi dovrei essere tranquillo. Oh, salvataggio, tutto a posto. Questa è chiusa, quando mai? E basciamo di qui. Io spero proprio... Oh, cosa? Oh, ma sei malato. Socio, cos'era sta roba? E ti sembra il modo di presentarti? Buongiorno. Buongiorno, io sono Vio. E tu? Oh, qui è dove la nostra signorina guardia... No, no, non sono interessato ai segreti. No, no, io non ho visto niente, non voglio testimoniare a favore di nessuno. No, 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 lascia... Oh, devo salire di qua? Ohia! No, no, tu non vuoi aiutarmi. Non mi fido di te, lasciami stare. Mi sa che devo salire di là. Cosa me lo dice? La traccia di sangue sul letto. Quindi probabilmente devo saltare su. Infermiera, mi serve aiuto per pulirmi. Ah, non sono un infermiera. Io non mi avvicino alla gente seduta. No, 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 no. Ok, devo passare di là. Quindi un jumpscare garantito. No, non mi salta. No, per favore, signore, non mi salti addosso. Ah, lo sapevo! Stronzo. Stronzalo. Oh, godo, godo. Ciao, scemo. Ci vediamo nel prossimo video. Ah, paraplegico, godo. Lo sapevo che sarebbe saltato, proprio me lo sentivo nell'anima. Adesso questo mi prenderà, quello mi prenderà. Non mi prendere, non mi prendere, non mi prendere. I morti fanno esperimenti sui vivi, ma di che cazzo stai parlando? Salta! Ah! Non mi è caduta, no, pensavo fosse caduta la videocamera, no no. Devo ancora vagare? Testimone. Oh, non è un buon nascondiglio, sai? Si vede un po' attraverso... Sento dei passi.
Qualcuno mi sta seguendo? Vabbè, fammi... Ehi! No, non osare, eh. Devo solo prendere questo file e leggerlo. Necrologio pubblicato su bla bla bla. Rudolf G. Wernick. Il dottor Rudolf G. Wernick, di anni 90, è venuto a mancare il 28 febbraio 2009, mentre era impegnato a portare avanti il lavoro che amava. Era nato a Monaco, in Germania, nel 1918. Aveva conquistato una notevole notorietà nella comunità scientifica e matematica per un articolo che aveva scritto insieme ad Alan Turing, il pioniere dell'informatica. Dopo aver servito, non è chiaro con quale ruolo, la Germania nel corso della Seconda Guerra Mondiale, nel 1949 è emigrato negli Stati Uniti, grazie al visto del Dipartimento di Stato. Dopo diversi decenni di ricerche condotte per conto del governo a Los Alamos, si è ritirato nel New Mexico per fotografare paesaggi e prendersi cura dei suoi gatti. All'inizio del nuovo millennio si è trasferito in Colorado per portare avanti opere di beneficenza per conto della Murkoff Corporation. La compagnia ha dichiarato che il dottor Wernick è stato un vero filantropo dotato di un'anima generosa. Non lascia eredi, sì, un vero filantropo dotato di un'anima generosa. Ha lavorato per chissà quale esperimento nella Seconda Guerra Mondiale, quindi nazista per forza. Avrà fatto esperimento sugli esseri umani e si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha condotto altri esperimenti sugli esseri umani. Ma è palese, quindi è sempre colpa dei nazisti, gente, sempre colpa dei nazisti, ricordatelo. Allora, che cosa c'è di bello qui? Oddio, questa guardia mi fa una paura. Ehi, stronzo. Oh, cosa? Oh! Wow, chi? Ma che cosa vuoi? Ma che ti prende? Wow, Frank, stai calmo. Ehi, cosa sei? Tipo quell'SCP che... Ehi, che picchiava la gente semplicemente perché lo guardavano? Stai fermo. Ehi, no, 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 no. Ah, è tipo il tuo territorio. Se salgo al piano di sopra, tu mi rompi le scatole. Fatti sotto, Frank, dai. Ti sfido. Facciamo a botte. Oddio, mi ha preso. Mi ha ficcato un montante. Mi ha fatto volare i denti. Oddio, mi ha preso di nuovo. No, pensavo si potessero schivare i suoi pugni. No, invece no. Volevo fare un po' di sidestep. Vai, vai, picchiami. Così divento più resistente ai tuoi colpi. Magari divento resistente ai colpi del gigante. Ma il gigante non credo che sia interessato a ficcarmi un pugno. Credo sia più interessato a staccarmi la testa, che sia molto più grave. Sai cosa? Ci vediamo nel prossimo video. Ti guardo quanto voglio, ok? Hai capito? Oddio mio, non mi guarda. Oh! Cazzo, questo è karma. Questo è karma, lo ammetto che è karma, dai. No. Prima non mi hai preso, adesso non hai altro non hai motivo per prendermi. Ricordati di questo. Oh. Ok. Sono tornato. Sei ancora arrabbiato perché ti ho preso in giro prima? Continua a picchiare la cella, dai. Lasciami stare. Me ne vado per i fatti miei. Fai finta. Fai come se non. Ah! Dai, di nuovo, cosa? Cioè, suino. Non dirmi che cado. Guarda te, sto deficiente. Bel bravo, eh. Ma guarda te. Spero che rimarrai in. Io sono solo di passaggio, eh. Sono solo. Ah! Solo di passaggio, la prego. Guardi, le richiudo pure la porta, sono cordiale. Ci vediamo. Ok, penso di dover seguire la traccia di sangue. Come prima. Non c'è un file, una batteria da raccogliere? No, non c'è niente, perciò andiamo per la nostra strada. Ah, qui vedo delle chiazze di... Pipi! Oddio. Devo scendere di qua o di qua? Beh, la freccia porta di là, però vorrei sapere che cosa c'è di qua. Di solito dove è buio c'è qualche achievement nascosto. Che cazzo? È buio. Non c'è niente. C'è un armadietto nel quale nascondermi. Ok, mi piace, mi piace. Mi piace! Qui non si apre, suppongo. Devo per forza andare. Sono arrivato alle docce, quindi siamo tutti contenti. Adesso posso farmi sodomizzare da quei due pervertiti. Warrider. Ha scritto ovunque Warrider. Vediamo che cosa mi dice il mio amico. La parola Warrider è scritta dappertutto. Markov stava conducendo un esperimento che abbiamo chiamato Progetto Warrider in questo posto, ma i pazienti parlano del Warrider come se fosse una presenza fisica, uno spirito o un demone. Qualcosa che hanno trovato nella montagna. Normalmente le avrei bollate come allucinazioni di schizofrenici, ma ho appena visto qualcosa. Forse era solo un riflesso nell'obiettivo, o forse piuttosto... Che cosa cazzo hai visto? Io non ho visto niente, di che stai parlando, Frank? Io non ho visto niente. Sono serio. Ha visto qualcosa? Perché io non ho visto niente? Nei commenti fatemi sapere dov'è, se avete visto voi qualcosa. Segnatevi il minuto perché io non ho visto niente. Non so di che cacchio stia parlando questo tipo.